Questo è il sanificatore automatico in grado di sanificare un ambiente fino a 200 metri quadri. La cosa nuova è che può essere attivato a distanza. Attivato a distanza in questo caso con un semplice telecomando, ma abbiamo pensato di potremmo farlo anche da applicazione telefonica. Sanificazione addirittura a distanza per gli ambienti più ampi, oltre ovviamente alla termoscanner e agli accessi limitati, così in tempi di pandemia le celebrazioni ad Arezzo della Madonna del Conforto. Siamo stati contattati con grande piacere dalla diocesi per fare un piano anti-Covid, quindi abbiamo messo in campo tutto quello che era possibile che in questo momento la tecnologia offre. È infatti un vero e proprio piano anti-Covid, quello studiato e realizzato grazie ai nuovi dispositivi installati da PM Allarmi in cattedrale. Le strumentazioni alcune siete ormai purtroppo abituati a usare e conoscere, quindi gel igienizzante automatico con misurazione temperatura e contapersone, termoscanner che misura la temperatura, e una novità che è una macchina in grado di igienizzare gli ambienti a distanza. Dispositivi dunque che garantiranno la sicurezza dei fedeli che affolleranno il Duomo nei prossimi giorni. Vorrei sottolineare l'importanza di questa festa, di questo momento di preghiera collettivo della nostra comunità nel rivolgersi alla Madonna proprio per chiedere anche a lei e tramite lei al Signore uno sguardo di misericordia come è avvenuto due secoli fa. Per quanto riguarda la nostra parte, che ci deve essere, assicuriamo il massimo possibile della protezione e della sicurezza con gli strumenti di oggi, di sanificazione e misure necessarie, che sono in parte quelle che devono prendere anche le persone, come per esempio le mascherine, che è la cosa inevitabile. Noi faremo i controlli sulla temperatura e la sanificazione entrando, e poi la sanificazione dell'ambiente in vari momenti della giornata, successivamente ad ogni messa, in modo che per quanto è possibile noi possiamo assicurare un ambiente sanificato dove si possa tranquillamente venire a pregare.